5 le persone che hanno riportato ferite a causa dei festeggiamenti con i botti della notte di San Silvestro. 3 tarantini, uno di Ginosa e un altro, il più grave, di Martina Franca. Si tratta di un 30enne che ha riportato ustioni ed ora è ricoverato nel centro Grandi Ustionati di Brindisi. Gli oltre 100 operatori dell'AMIO al lavoro tra le vie di Taranto sin dalle prime ore del 1° gennaio si sono ritrovati di fronte alla solita immagine. Nonostante la preventiva rimozione dei cassonetti nelle aree tradizionalmente più colpite, infatti circa 50 tra quelli ancora presenti in strada sono stati incendiati, un danno stimabile in 10.000 euro cui vanno sommate le risorse straordinarie impiegate per le operazioni avviate già a pochi minuti dalla mezzanotte. Le attività sono state coordinate dal dirigente tecnico Cosimo Natuzzi insieme con capisquadra e responsabili del servizio che hanno trascorso buona parte della nottata con gli operatori e che hanno avuto il conforto della presenza delle forze dell'ordine necessarie per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Come ampiamente previsto dai meteorologi, si abbassano le temperature, si intensificano i venti e nevica. Neve e freddo appunto giungono nel centro-sud, in virtù dell'aria gelida proveniente dal nord Europa di estrazione artica piombata sul paese. Nevicate sparse a quote intorno ai 100-200 metri su Puglia, Basilicata e rilievi campani e oltre 400 metri sulla Sicilia tirrenica. Freddo a Taranto. Nella provincia ionica nevica a Mottola, Martina Franca, Crispiano, Ginosa e La Terza, ma la neve fiocca e si posa anche a livello del mare, a Ginosa Marina per esempio. Il prefetto Donato Cafagna dispone con un decreto il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore alle 7,5 tonnellate dalla mezzanotte di mercoledì. Il provvedimento è stato adottato dopo la riunione del Comitato Operativo Viabilità, sentite le prefetture limitrofe, la società Autostrade e l'ANAS. Bilancio di fine anno nella conferenza stampa tenuta presso la Casa Comunale di Statte. La parola d'ordine ripetuta più volte dagli amministratori è futuro. L'anno 2018 è stato un anno fiorente per quanto concerne l'amministrazione comunale di Statte. Un'amministrazione che ha lavorato all'unisono, all'unanimità per portare a casa dei risultati eccellenti. Io devo fare un elogio e un plauso a tutta la Giunta, a tutti i consiglieri comunali e buona parte anche della opposizione, devo dire, che ha lavorato insieme a noi affinché questo si avverasse. Devo dire che i risultati portati a casa sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo già appaltato alcuni lavori importanti, ma la cosa più importante è quella che abbiamo fatto sull'ecologia. Sull'ecologia abbiamo preso dei fondi e stiamo riparando i danni fatti da altre persone negli anni passati e quindi stiamo tentando adesso, con i soldi che arrivano dall'ILVA, arrivano dal commissario per le bonifiche, arrivano dalla Regione Puglia, stiamo mettendo su un bel cartellone per far sì che questo paese rinasca e rinasca come era una volta. Tempo fa si chiamava la Collina Ridente, io mi auguro e spero che a presto chiameremo nuovamente Collina Ridente Statte. Le associazioni Mamma Dunia e Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, con la collaborazione di Radio 100 Passi, hanno organizzato una serie di iniziative, in particolare incontri e dibattito con Giovanni Impastato dal 9 al 14 gennaio. Ai nostri microfoni le anticipazioni. Sì, il tema è quello della legalità e abbiamo scelto un personaggio che è Peppino Impastato, rappresentato da Giovanni. La manifestazione abbiamo voluto chiamarla I 100 passi insieme, prendendo spunto dall'ultimo libro di Giovanni Impastato che si chiama appunto Oltre i 100 passi. Una motivazione importante, una determinazione importante alla base di questa iniziativa, un'iniziativa che non si può non sposare, non condividere, non sostenere. Ma in che modo la mafia oggi è presente? Ecco, da tecnico diciamo, è presente nella nostra vita cittadina? C'è la mafia? Perché qualcuno arriva a dire anche che la mafia non esiste.
Purtroppo la mafia è in ogni azione quotidiana, ecco perché il messaggio vogliamo che arrivi non solo a tutti i cittadini, ma soprattutto alle nuove generazioni, perché sono quelle più coinvolte e più colpite da tutti i messaggi positivi e negativi. Purtroppo ad oggi arrivano molti messaggi negativi, come questo che la mafia non esiste. La mafia è nelle azioni di tutti i giorni, dal quotidiano che può essere non rispettare la segnaletica stradale, non rispettare il dialogo tra coetanei, quale può essere anche non rispettare le regole basilari in famiglia. Consegna nel palazzo della provincia di Taranto da parte del presidente Giovanni Gugliotti di un attestato di merito al pugile Luigi Merico della pugilistica Merico di Pulsano, neocampione italiano della categoria Super Gallo. Un evento bellissimo, un nostro conterraneo, un giovane di Pulsano, della nostra provincia, che dopo 34 anni riporta qui a Taranto un titolo così prestigioso. Era veramente il minimo che noi potessimo fare, tributare questo riconoscimento per il risultato centrato, uno, per aver portato in alto il nome della nostra provincia, quindi per la promozione e valorizzazione del nostro territorio, che comunque anche grazie a questo stiamo facendo, ma soprattutto perché lui è esempio per tanti nostri giovani, perché si può essere formati a quelli che sono i valori dello sport, perché la cosa più importante dello sport non è solo come dire, il traguardo raggiunto, l'obiettivo centrato, ma è soprattutto formarsi all'insegna di tutti questi valori, che dovrebbero essere i valori che dovremmo un attimino inculcare, trasmettere a tutti i nostri giovani. Quindi questo è l'esempio che vogliamo, ed era veramente il minimo tributargli questo riconoscimento, è quello che abbiamo voluto fare stamattina con questa seppur semplice cerimonia. Sì, è stata una bella soddisfazione portare il titolo a Taranto dopo 34 anni. Ringrazio il Presidente per questa mattina e per il premio che mi ha dato. Giornata benefica in favore del reparto di oncoematologia del Santissima Annunziata con la partecipazione del cantautore Giovanni Caccamo, organizzata dalle Mamme di Taranto con il sostegno dello scrittore e regista Fabio Salvatore. La notte dei magi è iniziata con la visita al reparto di pediatria e oncoematologia pediatrica. Una simbolica Befana ha portato doni ai piccoli. Fabio Salvatore ha regalato una copia del suo ultimo libro, Buio e Luce, ai genitori, ai medici, agli infermieri, per dare attenzione anche a coloro che circondano chi si ammala. In serata, nel salone della provincia di Taranto, si è tenuto il concerto del cantautore Giovanni Caccamo. Cerco di fare del mio meglio. Sicuramente la musica unisce, ci aiuta a comunicare qualcosa, a raccontare delle storie. Insomma, la vita è piena di cose magnifiche, di cose, ahimè, purtroppo difficili da accettare, però ecco, la musica ci aiuta, accompagna le nostre emozioni negative, positive, di speranza, e quindi spero che questa sera possa trasmettere una speranza. Abbiamo voluto questa serata, fatta dopo l'esperienza delle Mamme di Taranto, che ha seguito un progetto già avviato a Bari col progetto 30 ore per la vita, abbiamo voluto proprio dare un segnale a Taranto che noi ci siamo anche qui, e quindi abbiamo voluto fortemente fare questo, organizzare questo, questo evento, questa festa. Infatti il fatto di essere stati lì alla Santissima Annunziata stamattina è proprio per portare gioia e sorrisi, abbracci di calore ai genitori che sono delle rocce, a tutti i dottori medici che sono lì, e adesso siamo qui questa sera e festeggiamo questo evento, e speriamo davvero che per Taranto ci sia un momento di rinascita. Le parole, quelle delle poesie di Mirella Frappietri, incontrano la musica e vengono cantate e interpretate da Miriam Nossini per dar vita ad un musical dal titolo Riparto da qui, portato sul palco del Teatro Comunale di Massafra in piena atmosfera natalizia. Ho conosciuto Mirella un po' per caso, lei è una scrittrice massafrese e io ho messo in musica le sue emozioni, le sue poesie, e da questa collaborazione è nato un CD che appunto si chiama Emozioni in Musica,
ed è stato un lavoro bellissimo. Abbiamo in questo CD c'è tutto, ci sono le nostre gioie, le nostre lacrime, le nostre emozioni, c'è un po' di tutto, ci raccontiamo noi e soprattutto raccontiamo la storia di Mirella. Da quando ero bambina scrivevo e da collaborazione con Miriam è nata da un mio desiderio, appunto c'è stato questo incontro dove io ho chiesto a Miriam si può mettere in musica la mia poesia? E così è nato appunto questo piccolo musical e la voce di Miriam che comunque canta molto bene, anzi benissimo, le mie emozioni. La interpreta come meglio non si poteva fare e soprattutto poi c'è stato anche l'incontro con i ballerini che hanno interpretato le mie emozioni e lì ho capito io un po' della mia vita.